Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi invita all'ascolto di... Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro. Ben ritrovati all'ascolto di Tutto lo Stadio, il programma di Radio Dolcevita realizzato in collaborazione col Centro di Coordinamento degli Spal Club. Con noi, come sempre, la Presidente Valentina Ferozzi e Franco Pivati. Oggi torniamo a parlare, finalmente dopo tempo, di una vittoria della Spal. 3 punti conquistati al Paolo Mazza, finalmente anche in questo caso davanti al nostro pubblico, una vittoria con un gol per tempo, insomma qualcosa che, diciamo la classica frase fatta, consentirà ai tifosi biancazzurri di passare un Natale, come si dice, sereno e anche ovviamente a tutto lo staff e alla squadra stessa, e permetterà anche a mister Colucci, che compie gli anni il 29 di dicembre, di trascorrere anche un compleanno sereno prima del nuovo anno. Detto questo, Valentina, una Spal che ha giocato sicuramente un po' di più, ha giocato sicuramente meglio, l'avversario di fronte, sappiamo, non era certamente una delle prime squadre in classifica, ma era comunque una squadra che in questo momento si trovava al di sopra, dal punto di vista del punteggio, dei nostri biancazzurri. Quindi la Spal ha dimostrato finalmente un po' più di fiducia, un po' più di carattere, ha inanellato con questo risultato 5 risultati positivi, i 4 precedenti erano pareggi, per cui hanno mosso poco la classifica. Questi 3 punti invece mettono la Spal al di fuori, finisce il campionato oggi, della zona play-out e quindi sarebbe salva direttamente. Sì Alberto, questi 4 pareggi però hanno dato il via, poi siamo arrivati a questa vittoria. C'era già minimo di sentore che la Spal ci provava, questa volta invece siamo riusciti ad avere questi 3 punti. È chiaro, tutti dicono ma davanti a noi avevamo nessuno, ma questo è il calcio della Serie C. Io da Pineto in avanti non ho mica visto delle grandi squadre, delle grandi differenze, ho visto squadre che sbagliano davanti alla porta come abbiamo fatto noi. Ieri per esempio abbiamo sbagliato tanto davanti alla porta, e quello è il segnale che ci vuole una punta vera, perché quelli erano gol e avremmo potuto vincere in maniera proprio agevole. Abbiamo vinto comunque con 2 gol, quindi non è stata la vittoria rosicata come può essere stata anche nel passato. Quindi sono segnali veramente positivi. Bellissimo il fatto che la panchina si è tutta alzata e corso verso chi ha segnato, per cui anche questo è un bel segnale, vuol dire che si stanno compattando, che i ragazzi si danno una mano. Ecco, questo era anche importante, che facciano squadra. Tra l'altro una Spal che ha preso in mano il gioco, cosa che noi abbiamo sempre giocato sulle iniziative degli altri. Fortunatamente ho visto la cosa inversa, e questo è anche un bellissimo segnale. È chiaro, siamo gli ultimi posti, non siamo su in vetta, non è il calcio che ci può presentare un Cesena o altre squadre, insomma una Torres, però noi dobbiamo guardare nel nostro orticello, e quindi io sono contenta di questo passo in avanti che la Spal ha fatto. Tra l'altro dà morale, dà anche un segnale di autostima, perché questo vuol dire tanto. Siamo anche in un periodo di feste, quindi tutto questo comporta uno stato d'animo positivo. Sì Valentina, come dici giustamente, alla fine sono 5 risultati positivi, ci fosse stata una vittoria in più magari la Spal in questo momento sarebbe addirittura al di sopra di dove si trova. Va detto a difesa di mister Colucci, che ancora ha persone che in qualche modo lo criticano, che sta lavorando veramente in modo molto difficile, perché alcune delle figure più importanti della rosa biancazzurra sono ancora fuori per motivi di infortuni eccetera eccetera. La società comunque ha detto che oltre a questi rientri intende intervenire sul mercato di gennaio, quindi ci auguriamo tutti di vedere dalla ripartenza del campionato, con la partita di ritorno che giocherà a Pesaro, una Spal che grazie ai nuovi arrivi, e va detto che Bassoli è un esempio, che i nuovi arrivi comunque stanno funzionando, non
solo Bassoli, lo stesso Valentini in rete anche lui contro l'Olbia, abbiamo visto che hanno dato il loro contributo. Insomma, ovviamente nessuno vuole che questa SPAL vada in difficoltà, e addirittura si è sentito dire in sala stampa prima dell'inizio della conferenza stampa che con qualche innesto al punto giusto questa SPAL potrebbe anche ambire, non certo la promozione diretta perché davanti c'è un Cesena che tira come una locomotiva, ma sicuramente magari ad agganciare uno degli ultimi posti per i playoff. Sì, perché se guardiamo la classifica, di cui parleremo anche dopo, siamo a 5 punti, non è che siano tantissimi 5 punti, e tra l'altro sono tutte squadre che abbiamo affrontato recentemente, non mi sono sembrate delle grandi squadre, perché il Gubbio, per esempio, e l'Entella e il Pinetto sono proprio le squadre le più vicine nella zona playoff, sono tutte alla nostra portata. Secondo me basterebbero 2-3 innesti magari anche all'attacco, specialmente perché mancano le punte, cioè ci sono le punte, i ragazzi Rabbi e Rao si impegnano, non è che voglio parlare di loro, perché Rao ha giocato anche una buona partita ieri, che li ha messi in difficoltà il difensore dell'Olbia, perché è molto veloce, solo che purtroppo non abbiamo quel marpione che ti mette la palla dentro, oppure anche i numerosi cross che ieri Fiordalisa ne ha fatti tantissimi, Tripardelli un po' meno, però manca proprio la persona alta che la mette dentro. Infatti i difensori dell'Olbia, che erano due marcantoni grandi cross, prendevano tutti loro i cross di testa. Al contrario, in difesa, nonostante noi abbiamo uomini grandi grossi, sono gli avversari che prendono sempre la palla, perché ieri l'occasione grossa che ha avuto Ragazzo sull'1-0 era veramente di quelle da mettere in porta. Per fortuna ci è andata bene stavolta, però è un segnale che bisogna curare un po' la fase difensiva sulle palle alte, perché sulle palle basse mi sembra che la difesa sia veramente ottima, anche perché onestamente nelle ultime 5-6 partite abbiamo preso 2 gol da Ancona e 1 gol la settimana scorsa al Pinetto, quindi in 7 partite sono veramente pochi, quindi avere 5 risultati utili, alla fine sono venuti fuori 7 punti che buttare via, perché noi ci siamo lamentati dei pareggi, però se tiri via 4 punti saremmo ultimi, quindi anche delle volte pari pareggi non è male, soprattutto l'ideale sarebbe una vittoria ogni 2-3 partite, e poi dopo ti puoi anche accontentare dei pareggi, come ieri abbiamo visto un Olbia veramente in difficoltà. L'unico giocatore di un certo livello è un certo Ragazzo, che ha giocato tanti anni nel Cagliari, si vede la differenza, per gli altri sono tutti onesti giocatori di Serie C, ma erano onesti giocatori di Serie C anche quelli della settimana scorsa, Pinetto, Entella, però alla fine non abbiamo vinto da queste squadre, quindi vuol dire che la squadra ieri aveva qualcosa di più, è entrata con uno spirito giusto, si è subito visto all'inizio, abbiamo subito attaccato, cosa che l'altra volta non si vedeva mai, la squadra attaccare sotto la Ovest, invece abbiamo visto che sotto la Ovest siamo andati parecchie volte, e anche nella ripresa sull'1-0 finalmente non ci siamo chiusi in difesa, abbiamo tentato il raddoppio, abbiamo sfilato parecchie volte, abbiamo fatto una serie di tiri che forse negli ultimi 10 incontri non avevamo mai fatti tutti assieme, abbiamo fatto 5-6 tiri in porta, e anche il portiere loro ha fatto due belli interventi, perché ha parato un tiro di Fiordaliso che era veramente bello, per esempio. Dopo il secondo gol è stato un po', diciamo, una mischia, però i tiri belli erano stati fatti prima, però insomma alla fine i due gol li abbiamo fatti, perché anche il primo insomma è un bel gol alla fine. Apriamo una parentesi, il migliore acquisto della SPAL di quest'anno finora è proprio il signor Bassoli Alessandro, che abbiamo preso da svincolato dal Pordenone qualche settimana fa e si è subito inserito, e da quando è arrivato lui la difesa si è veramente assestata. Poi abbiamo un Peda che è sempre un ottimo giocatore, che a me piace molto, e anche Valentini quando entra fa il suo, addirittura è un goleador, ha fatto anche il gol, quindi bene di più. Come detto, la difesa, a parte Tripaldelli che secondo me è l'unica nota stonata di ieri in difesa, perché il suo giocatore gli è andato via spesso, ha fatto qualche cosa da pure sbagliati, mi dispiace, ma Tripaldelli non riesce ancora a prendere in mano la sua fascia, potrebbe essere anche un uomo mercato a questo punto, perché è una buona occasione per venderlo, perché secondo me potrebbe avere anche mercato in Serie B. E quindi al tirare delle somme, insomma, abbiamo visto che la difesa tiene, il centrocampo ieri non è andato neanche male, perché ho visto Carraro meglio del solito, ma secondo me Carraro è un giocatore che se la squadra gioca, lui gioca bene. Infatti la settimana scorsa a Pineto c'era un signore che era di Monopoli, mi ha detto che Carraro ha giocato 3 anni nel Monopoli ed era sempre uno dei migliori in campo, ma io sono venuto qua anche per vederlo, dite voi Sferalesi che gioca molto male, invece a Monopoli era sempre uno dei migliori. Ho detto, guarda, non è che gioca male, è lento, il suo problema è che è lento, forse è quella la differenza che c'è tra magari a Monopoli in Serie C anche lì, quindi, però noi lo vediamo lento, in effetti a Pineto, l'ha detto anche lui alla fine, ha molto rallentato il gioco rispetto ad una volta, quindi noi abbiamo bisogno di un centrocampista un po' più veloce, in difesa siamo a posto così secondo me, non abbiamo nessun problema, abbiamo solo bisogno magari di qualcuno sulla fascia al posto di Tripaldelli o di Fiordaliso, ci sarebbe Celia, ma secondo me Celia è uomo mercato e quindi se ne andrà. E poi abbiamo il problema Maestro, non ha giocato male perché ha fatto i 2 assist del gol, mi sembra che corresse più del solito, però anche lui secondo me è un po' in un limbo da pensare alla Serie B, dove è richiesto specialmente dall'Ascoli e da altre squadre, quindi secondo me la campagna acquisti secondo me deve avere una punta che faccia gol. Abbiamo preso il signor Edela, adesso non l'abbiamo visto ieri purtroppo perché ha detto Colucci che lo voleva mettere su, ma la partita era sull'1-0, ha preferito mettere un difensore che ha fatto anche bene perché ha fatto il gol addirittura,
quindi non abbiamo potuto vedere Edra, magari potrebbe essere quella punta che ci serve. Non è stato mai un goleador, però insomma è un giocatore che secondo me non dovrebbe fare male dalla spalla, ma a meno che gli infortuni non lo perseguitano di nuovo. E poi un altro attaccante, io prenderei uno alto di testa, perché tutti i cross che facciamo sono difensori avversari. Come sempre, adesso passiamo ai contributi esterni, sentiremo le dichiarazioni di mister Colucci dopo la partita, poi ancora Alessandro Bassoli, che è stato, come dicevi Franco, anche uno dei goleador della giornata, quindi il minuto spallino di Alessandro Landin, direttore dello spallino.com. A seguire torneremo in studio e daremo un'occhiata alla classifica della SPAL. Alberto Benassi, della Dolce Vita, buonasera mister. Buonasera. Quinto risultato positivo per la SPAL e finalmente la vittoria. Soddisfatto? Sì, perché non era facile, anche quando devi vincere una partita a tutti i costi non è facile, c'è tanta pressione e i ragazzi sono stati bravi. Chi è partito dall'inizio, chi è subentrato, chi era in panchina, lo si è visto da quando abbiamo esultato nei gol, con la panchina, tutti, perché questo è un gruppo sano, un gruppo che ha valori, che mette sempre tutto. E sono particolarmente felice per questi ragazzi, perché è una vittoria tutta loro, che poi l'hanno condivisa con tutti noi, con i tifosi, con il presidente, la società, il direttore, i magazzinieri, il giardino, tutti, perché questi ragazzi vogliono, tutti noi vogliamo fare qualcosa di importante, e quindi siamo particolarmente felici. Non era facile. Grazie a questi tre punti la SPAL, anche per la classifica avulsa, quindi differenza reti, vittorie varie, insomma, mette un piede fuori dalla zona play-out. È una vera svolta questa secondo lei, con l'arrivo, che naturalmente sarà, del mercato, con la ripresa, il ritorno in campo dei calciatori infortunati? Sì, la svolta secondo me è iniziata già anche nella sconfitta, iniziata la svolta. Acquisti fiducia, consapevolezza, un conto è dirlo, un conto poi nella vittoria lavori meglio, no? Tante situazioni negative vanno via dalla testa, iniziano ad avere l'endorfina, no? Positiva. Sono convinto che con questi ragazzi, con l'acquisto di Edera, che oggi volevo farlo entrare 10 minuti, però poi alla fine bisognava attraccare la nave al porto, e quindi e sono stati bravi ragazzi, anche quando abbiamo cambiato il sistema di gioco, paradossalmente, no? Quando si dice interpretare il modulo, eravamo più avanti quando ci siamo messi a tre dietro, sì, con due punte vicino, quindi sono ragazzi che qualsiasi sistema di gioco ti danno l'anima, bisogna continuare. Ecco, le voglio raccontare una cosa, prima dell'inizio della conferenza stampa un collega ha detto, non le dico chi, questa SPAL per me può arrivare ai playoff. Sottoscrive questa cosa? Perché no? Perché no? Anzi, noi l'asticella la dobbiamo alzare senza creare pressione. Più l'asticella è alta e maggiori sono le motivazioni per conquistarla nel quotidiano. Dobbiamo vedere sempre più avanti. E questo è un gruppo di ragazzi che vuole far bene. Buonasera. Beh, mister Bergamini del Resto del Carlino. Buonasera. Che cosa c'è stato in più stasera rispetto alle altre gare? No, anche le altre gare abbiamo fatto delle partite importanti, si può dire, perché comunque dare una continuità di risultati, una squadra che ha trovato solidità. Quando parlo di solidità non è solo la difesa, perché davanti alla difesa c'è il centrocampo, c'è l'attacco. Oggi i tre attaccanti con Simone, Rabbi, Fabio Maisto e Rao Manu erano i primi a pressare, e quindi fa in modo che la difesa è un po' più alta. C'è stato quello, l'episodio poi ti viene a favore, e questi ragazzi poi hanno dimostrato di saperci fare. Magari anche un po' di convinzione in più? È quello che viene attraverso la vittoria. Attraverso la vittoria si è più belli, no? Nella vittoria. Vive questa vittoria un po' come un incubo che si è dileguato. Sì, ma dobbiamo anche dimenticare, quindi va in archivio la vittoria, il segreto delle persone che poi fanno sempre meglio, no? Questo ci deve aiutare poi nelle proprie convinzioni. Magari per tanti ragazzi non è facile, con tanti giovani poi vivere queste situazioni al primo anno di esperienza. Per questo che il risultato positivo aiuta tutto l'ambiente e non solo i ragazzi. Io torno un po' più sul pessimismo, nel senso oggi è la prima vera vittoria convincente della SPAL. La SPAL ha ottenuto tutte e quattro in questo campionato, in realtà le altre tre per motivi vari la SPAL aveva forse nemmeno meritato. Oggi è stata per la prima volta una partita, una vittoria netta, 10-1 i calci d'angolo, mai successo, la SPAL perde tutti gli scontri con i calci d'angolo. Dopo Pineto, come approccio mentale, sembra che ci sia stata una vera svolta, cioè proprio come approccio alla gara, come atteggiamento, come grinta.
a noi è parso questo. Seconda cosa, Contigliano in che condizioni è? Tutto sommato ha già fatto una buona partita. Posso fare una battuta su Contigliano? Sì. Cioè, Contigliano è il figlio che tutti vorrebbero avere. Come Contigliano ci sono altri 10 giovani in questa squadra che meriterebbero di giocare anche loro, però se vai in 11, Contigliano è un ragazzo che è una spugna. Non lesina mai una goccia di sudore. Quando riguarda poi le vittorie, meritate o meno, poi si ricorda solo quando si vince, non si ricorda se hai giocato bene. Almeno sto cambiando io su queste cose qua, perché io credo nella prestazione, poi la vittoria è frutto della prestazione. Dobbiamo essere pessimisti nel momento in cui non vediamo la luce. Noi l'abbiamo sempre vista la luce anche nei momenti di difficoltà. Quando si riceva fiducia, non solo io, anche il direttore, la società, noi dobbiamo continuare a lavorare. Poi Niccolò Contigliano oggi ha fatto una partita encomiabile perché è stato 25 giorni fermo con 5-6 allenamenti, ha fatto bene, quindi è un ragazzo veramente che... 84 minuti poi in campo. Sì, sì, sì. Poi lui ha detto mister c'ho le gambe, ma non era vero, poteva stare ancora perché voleva far entrare qualche altro compagno, quindi per quello. Ciao mister, Leonardo Viscuola, lo Spallino. Hanno fatto gol due difensori su due calci piazzati. Le altre conferenze stampa ci aveva spiegato che era comunque un aspetto sul quale stavate lavorando. Fortunatamente, insomma, in qualche modo sono arrivati i risultati. È una visione giusta, nel senso è qualcosa di effettivamente determinante per questa squadra che fa fatica a segnare in attacco per tutti i problemi, insomma, che non stiamo qua a ripetere. No, guarda che abbiamo avuto anche tante situazioni con palla in movimento per poter andare. Ha fatto 2-3 parate il loro portiere, veramente era un giocatore importante, no? Palle in attacco. La maggior parte dei gol proprio a livello mondiale, se non erro, il 60-65%, anche qualcosa in più, è sui piazzati. Noi ci lavoriamo e quindi quando poi fanno gol o fa il difensore o l'attaccante, è importante che la SPAL vinca, ci interessa chi è il capocannoniere. Ultimamente stanno facendo gol i difensori, però domenica scorsa ha fatto gol Simone. Oggi siamo andati vicini anche con gli altri attaccanti, è importante che facciamo gol, poi se fa gol anche il magazziniere, noi siamo contenti, sì. Ci lavoriamo ecco, su queste cose qua, non è tanto chi attacca la palla, ma come si mette la palla. E oggi Fabio ha messo 2-3 palle importanti, velenosi, da giocatore importante. Un commento sulla partita di Antenucci, o perlomeno sul minutaggio, al di là del fatto che fino ad oggi ha dovuto fare di necessità virtù per gli infortuni e quant'altro, può essere forse questo il ruolo di Antenucci nelle prossime partite, cioè entrare a fine partita, avere forse meno minuti di esposizione ed essere un po' più vicino alla porta, essere un po' più diciamo vivo per quei minuti che gioca. Non è un ragazzo che si impegna dall'anima, no? E quindi in questa situazione è il primo a star male. Mirko può anche partire dall'inizio, può subentrare. È logico che devi fare un ragionamento a 360 gradi. Se fai un 4-3-3 può capitare qualche volta che giochi con due attaccanti un po' più vicino, però poi inizia a dare anche una fisionomia alla squadra e quindi fai delle scelte. E allora se vogliamo dirlo, Rabbi stanca gli avversari, poi entra Mirko e li finisce, per dire. Noi abbiamo un gruppo di 27-28 giocatori. Mirko è importante per questa squadra. Ci dà una mano anche solo stando... non giocando, per dire, però è entrato e ha fatto una buona partita, ha tenuto palla e ha fatto quello che fa Mirko Antenucci, quindi sappiamo. Gazzolanova Ferrara, buonasera mister. Le chiedo se a un certo punto nel secondo tempo è primeggiata la paura di subire gol e di uscire dal campo con l'ennesima sconfitta e se si legge in quest'ottica il cambio Valentini per Rao, insomma un attaccante per un difensore. Allora, Rao è un ragazzo del 2006 che non ha ancora compiuto 18 anni e che sta tirando la carretta da 8-9 partite che fa il titolare. Di solito in Italia i 2006 giocano nella primavera, in Italia, poi all'estero. E quindi non è facile per questo ragazzo. Il cambio è stato perché il ragazzo aveva dato tutto, giocando con due punte vicino. Paradossalmente quando ci siamo messi a tre dietro abbiamo attaccato un po' più in avanti. Poi la paura c'è che tante volte abbiamo il braccino corto. E quindi sembra, però il cambio è stato per vincere la partita. E torno a ripetere, Rao è un 2006, sta facendo un campionato non importante, importantissimo. Forse siamo l'unica squadra che gioca un 2006 titolare fisso ed è un ragazzo che ha delle qualità importanti. Buonasera mister, Enrico Baroni dello Spallino. Buonasera. Io Enrico, le chiedo, adesso arrivano le prime due settimane, se vogliamo, filate in cui c'è possibilità di lavorare al di là dei congedi e delle festività. Quali sono le cose su cui si lavorerà di più? Quali sono gli aspetti che vede principali da migliorare? Si lavorerà sull'entusiasmo, sulla fiducia,
sulla voglia di migliorare. Adesso i ragazzi se 5-6 giorni andranno con i propri cari a festeggiare, diciamo, anche la vittoria, perché poi oggi era importante anche per passare un Natale, a prescindere lo passi tranquillo con le famiglie, ma con un po' più di serenità. Quindi dove noi dobbiamo lavorare è nella convinzione, la fiducia di recuperare dei giocatori, lo sottolineo oggi, nella vittoria, non nella sconfitta, giocatori importanti, degli architrave per questa squadra che sono venuti meno, e secondo me con il recupero anche dei giocatori che adesso sono fuori, che possiamo fare un buon girone di ritorno. Muoversi. Quando è che ci abbiamo rinunciato? Da quando quattro mura sono meglio dell'aria aperta? L'unica tecnologia che ti appassiona senza farti rinunciare al movimento è quella della gamma elettrificata Kia. Grazie ai motori ibridi ed elettrici di ultima generazione, ti permette di seguire le tue passioni col massimo comfort e ovunque ti portino. Scoprila in concessionaria e su kia.com. Kia. Movement that inspires. Reali Auto, concessionaria per Ferrara, in via Maiocchi Plattis 10, telefono 0532 60 372. Amici o parenti in arrivo? Consiglia loro Casa Sibilla. Casa Sibilla è un appartamento accogliente e luminoso nel cuore del centro storico di Ferrara, in una zona comoda, verde e tranquilla, con posto auto riservato. È dotato di wifi, tv con Netflix, aria condizionata, lavatrice, ferro da stiro, lenzuola, asciugamani, macchina da caffè e tutto l'occorrente per cucinare. Casa Sibilla, il grande comfort e la massima indipendenza nel cuore del centro storico di Ferrara. Casa Sibilla è su Booking e Facebook. Info su casasibillaferrara@gmail.com. Cena o pranzo in famiglia o con gli amici? Allora si va alle Querce! Perché le Querce accontentano tutti, con gli squisiti piatti di carne o pesce, o con le pizze tradizionali, o la fantastica pizza al metro con tanti gusti a piacere. Alle Querce è tutto fatto in casa e curato con la massima attenzione, per offrirti il meglio nel massimo comfort. Si va alle Querce e siamo tutti contenti. A Ferrara, in via Gramicia 41, di fronte al campo da golf. Per prenotare 0532 750 053. Tranne il martedì. Se stai pensando di cambiare gli infissi o mettere la porta blindata, io ho scelto Formaggi Tende. Trovi serramenti di design ad alta protezione termica, ideali per non disperdere il calore o il refrigerio. Dalle eleganti porte interne agli indistruttibili serramenti e le sicure porte blindate, io ho scelto Formaggi Tende. Per il tuo progetto chiedi un preventivo gratuito, avrai il meglio a costi eccezionali. Formaggi Tende, a Ruina di Ro, telefono 339 52 15 101. È una scelta azzeccata. Per i nostri lavori in casa abbiamo un alleato affidabile e garantito. È Ferramenta Buini, dove troviamo ottimi consigli e tutto il necessario per i lavori di riparazione e manutenzione della nostra casa. Ferramenta Buini, inoltre, realizza e ripara zanzariere, tapparelle e veneziane. Chiedi un preventivo senza impegno. Ferramenta Buini è a Ferrara in via Porta Catena 45 e sul web ferramentabuini.it. E per la tua scorta di legna da ardere e pellet, vieni subito e troverai la migliore qualità al prezzo migliore. Riusciresti a leggere un cartello stradale seduto nel tuo ufficio? Saresti in grado di seguire i social o navigare sul web guidando la tua auto? Potresti leggere un giornale mentre cucini? La radio arriva! Per la tua pubblicità su Radio Dolce Vita 0532 188 1858. Buonasera Alessandro, ci siamo conosciuti poco tempo fa, sei arrivato a Ferrara con forti motivazioni, dobbiamo dire che ti sei inserito molto bene in questa squadra, stai dando un ottimo contributo alla fase difensiva, oggi anche il gol, insomma la ciliegina sulla torta. Sì, era tanto che lo aspettavo questo gol, ci ho provato anche altre partite ma non ci sono riuscito, oggi per fortuna è stata la volta buona, e anche il fatto di aver vinto dopo è la mia prima vittoria alla fine da quando sono qua, per cui sono più contento per quella che per il gol, sinceramente. Alessandro, senti, si parla tanto di mercato in questo momento, ma il mercato era già iniziato alla Spal con il tuo arrivo, in realtà ci si aspettava un tuo, diciamo, inserimento graduale, in realtà tu ti sei conquistato il posto titolare e non hai più mollato. Come ti sei fatto a trovare così pronto da poter essere 90 minuti in campo tutte le partite? Allora, sinceramente anche io non mi aspettavo di giocare tutte le partite da quando sono arrivato. Devo dire che quest'estate e il periodo in cui sono stato a casa mi sono allenato veramente forte, perché aspettavo una chiamata. Questo ha permesso che mi facessi trovare pronto e sono molto contento dei sacrifici che ho fatto tutta l'estate e agli inizi di settembre, ottobre. Buonasera Alessandro, Enrico Baroni dello Spallino.com.
ti faccio i complimenti intanto sia per il gol, per il modo in cui ti sei inserito in squadra. Grazie. Ti volevo chiedere che gruppo hai trovato sia a livello umano sia a livello tecnico, cioè come vedi tu la situazione da dentro, diciamo. Allora, a livello umano dei ragazzi fantastici, meravigliosi, che devo essere sincero, tutti gli allenamenti vanno forte, professionisti, veramente un grandissimo gruppo, compatto, e c'è un bel mix tra meno giovani e più giovani. C'era da lottare per ottenere una vittoria. Io spero, e anzi sono convinto, che questa vittoria dia quell'entusiasmo, quella gioia in più per poi fare un grande girone di ritorno. Minuto Spallino, il punto di vista di Alessandro Orlandin. Volendo prendere in prestito il linguaggio medico, si può dire che il paziente Spal non sia ancora fuori pericolo, perché la cura ricostitutiva della vittoria contro l'Olbia ha detto sì, che finalmente si è tornato ai 3 punti dopo 2 mesi, però la consistenza dell'avversario è sembrata veramente molto molto scarsa. Probabilmente quella sarda è l'unica formazione più in difficoltà di quella di Colucci in questa fase del campionato. Però vabbè, a Cavaldonato non si guarda in bocca, e per una volta si è vista una Spal che ha voluto vincere, ha voluto soprattutto controllare la partita dal principio alla fine. È un segnale incoraggiante e che fa ben sperare. Però è il caso di evitare di credere alla teoria della scintilla che viene periodicamente riproposta da giocatori e staff, perché la scintilla doveva essere anche la vittoria col Sestri Levante per 1-0 e poi si è visto che non è stata tale e la Spal è piombata di nuovo nelle sue difficoltà. Comunque, godiamoci questo successo che porta la Spal in una posizione di classifica meno problematica e speriamo per il bene nel 2024, perché il 2023 è stato veramente terribile. Colgo l'occasione anche per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Dolce Vita. Minuto Spallino, il punto di vista di Alessandro Orlandin. Rientriamo in studio dopo i contributi esterni, Franco, e diamo un'occhiata a questa classifica che abbiamo già un po' anticipato, dicendo che la Spal comunque, se fosse finito il campionato oggi, si sarebbe salvata direttamente. Sì, perché nonostante la vittoria mancasse da 8 turni, è bastata una vittoria per uscire dalla zona di retrocessione, anche se virtualmente, perché siamo alla pari sia con Vispesero e Juventus Under 23, tutti a 19 punti. Però ieri la Spal ha guadagnato punti su tutte le squadre di bassa classifica, perché è stata l'unica che ha vinto, ne ha guadagnati 3 sull'Olbia e 2 su tutte le altre, Vispesero, Juventus, Sesti Levante e Fermana. Addirittura ne ha guadagnate pure 3 sull'Ancona. Io terrei d'occhio quest'Ancona, perché è solo 2 punti più della Spal, e l'abbiamo vista qualche settimana fa, non c'è tanta differenza secondo me con la Spal. Quindi anche l'Ancona la metto in una squadra che potrebbe anche lottare per la salvezza. C'è anche il Rimini, che dopo un exploit di 6 vittorie consecutive ha già perso 2 partite di fila, ha solo 4 punti più di noi, non è che poi, e quindi anche il Rimini, che abbiamo visto recentemente anche nella trasferta in Romagna, e abbiamo perso per un rigore causato da una sciocchezza di un difensore, altrimenti avremmo fatto un pareggio, a questo punto saremmo pari del Rimini più o meno. E quindi per la Spal è stata una giornata super, perché è la prima volta che abbiamo guadagnato punti su tutte le squadre della zona bassa della classifica. Per quanto riguarda l'alta classifica, Cesena continua il loro duello. La Cesena ha sempre 2 punti di vantaggio, nonostante vinca continuamente la Torres non si leva dalle scatole, e Torres ha battuto il Pineto, che non perderà 10 turni, e il Cesena è andato a vincere 3-0 a Perugia, che era una partita difficilissima, perché il Perugia è una delle squadre che lotta anche lei per i primi posti. Invece il Cesena gli ha dato 3 gol a casa sua, quindi il Cesena è veramente, diciamo, la squadra che deve vincere il campionato finché la Torres lo tiene vivo, perché la Torres di Riffe di Raffa anche ieri ha vinto 1-0 soltanto, però ha vinto, e quindi è riuscita a pareggiare la Cesena la settimana scorsa, e quindi è rimasta 2 punti dal Cesena. Quindi a lungo andare questo Cesena, sai com'è, potrebbe anche incappare una giornata storta, e la Torres ne potrebbe approfittare. È una lotta veramente bella questa tra Cesena e Torres, perché ormai le altre, con la sconfitta ieri del Perugia in casa, il pareggio interno del Pescara con la Fermana, che ha pareggiato al 95esimo, una partita che meritava di vincere addirittura la Fermana. Apro una parentesi, la Fermana delle squadre di bassa classifica, nonostante che è l'ultima, è la più in forma. Già la Pescara meritava di vincere, ha sbagliato 6 gol più o meno, ha preso un gol stupidissimo e poi alla fine è riuscito a pareggiare lo stesso. Però attenzione alla Fermana.
Poi dopo ci sono tutte le squadre che lottano per i primi 3-4 posti, come detto Pescara e Perugia, poi c'è la Carrarese che forse è la più solida delle quattro, perché anche ieri è andata a vincere sul campo del Pontedera, e sappiamo tutti che vincere col Pontedera non è facile, anche perché occupa il sesto posto, mentre il Pineto un po' rallenta perdendo a Sassari, ma settima con la squadra che abbiamo visto e la società piccola che è, sta facendo miracoloni. Poi abbiamo le delusioni Lucchese e Dentella, che avendo 24 punti sono lì nel limbo, sono in zona playoff, però a soli 4-5 punti dalla zona di retrocessione, quindi la classifica è veramente corta, perché tra il Gubbio, che è decimo a 24, e la Spal 19 ci sono solo 5 punti, basta perdere due partite, vincere due partite, ti trovi coinvolto nella lotta, quindi è tutto un campionato da vivere. E la Spal il 6 gennaio avrà una trasferta di quelle toste, la Vispesero, che appunto ospita la Spal, all'andata vinciamo 1-0, quindi pareggio una vittoria, avremo già un vantaggio con la Vispesero nei confronti di Letti. La partita è difficile perché abbiamo visto la Vispesero la prima giornata, non mi era dispiaciuta, ha un ottimo attacco con Silla, altissimo 2 metri che arriva su tutte le palle alte, e sappiamo noi la difficoltà che abbiamo sulle palle alte, e poi anche un altro ottimo giocatore come il nostro ex Val di Fiori. Insomma è una squadra che secondo me non è che giochi neanche male, solo che come noi soffre di mal di attacco, segna pochissimo, altrimenti sarebbe in posizione più alta. Bene, vedremo cosa succederà. Nel frattempo diciamo che chiudiamo l'anno con questa positività di questa vittoria, dopodiché si ripartirà col girone di ritorno e vedremo già, come dicevi Franco, dalla gara di Pesaro cosa farà questa Spal. A Pesaro, Valentina, naturalmente il coordinamento ha organizzato la trasferta. Sì, sì, saremo anche a Pesaro, vogliamo andare a mangiare là, vogliamo anche goderci questa trasferta anche dal lato, diciamo, mangiareccio. Benissimo, chiudiamo qui la puntata di oggi, cogliamo naturalmente l'occasione per augurare a tutti i nostri ascoltatori un felice anno nuovo, gli auguri di trascorrere delle feste serene. Il giorno della Befana la Spal rientrerà in campo, speriamo che ci porti un altro bel regalo. Serene feste a tutti. Buon anno 2024 a tutti gli spallini e sempre forza Spal. Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi ha offerto l'ascolto di Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro.